Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Appennino Tosco-Romagnolo. Una grande area protetta dell'Appennino, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e meglio conservati d'Italia, che custodisce al suo interno un patrimonio floristico e faunistico di grande interesse. Alberi millenari e grandi predatori, come il lupo e l'aquila reale. Ma io sono qui per un altro motivo. In questo parco, tra il 1950 e il 1980, sono state importate popolazioni di formica del gruppo Rufa per dare man forte alla lotta biologica contro diverse specie di insetti ritenute nocive per la foresta. Conosciute come formiche rosse o formiche dei boschi, le specie appartenenti al gruppo Rufa hanno in comune l'abilità di costruire grandiosi formicai che difficilmente passano inosservati. In Italia sono presenti 7 specie del gruppo e la specie importata in questa zona è Formica paralugubris. I nidi di queste formiche, gli acervi, sono grandi cumuli di erba, rametti e aghi di conifere che vengono posizionati per costruire una sorta di cupola, di solito sopra un ceppo in decomposizione. Possono raggiungere altezze e diametri considerevoli, anche di diversi metri. Abitano zone boschive con una certa preferenza per le radure. Questo perché i formicai vengono scaldati dai raggi del sole. La struttura degli acervi è costruita in modo da permettere alle formiche di gestire la temperatura al suo interno, mantenendola stabile. Le operaie di formiche paralugubris sono polimorfiche, con una lunghezza che può variare dai 5 ai 9 mm e una combinazione bicolore rosso e bruno. Presentano una chiasta scura sulla testa. Hanno grandi mandibole e se minacciate possono espellere acido formico dall'addome con un getto che può raggiungere anche 15 cm. Non è pericoloso per l'uomo, tuttavia può causare bruciore e arrossamento se viene a contatto con gli occhi. Inoltre ha un odore estremamente pungente. È stato osservato che molti uccelli infastidiscono gli acervi con l'intenzione di farsi colpire dai getti di acido formico, sfruttandolo come trattamento antiparassitario. Le colonie adulte possono raggiungere numeri veramente consistenti. Si parla di oltre 500.000 individui, tra i quali innumerevoli regine che cooperano per la deposizione delle uova. Formica paralugubris è altamente poliginica e spesso le giovani regine vengono riammesse alla colonia madre o formano colonie nelle vicinanze una volta compiuto l'accoppiamento. I nuovi formicai vengono stabiliti per gemmazione dalle colonie madri già esistenti oppure tramite parassitismo sociale temporaneo. Le specie bersaglio di questo parassitismo appartengono al genere Formica, ma in qualche rara occasione è stata osservata parassitare anche specie del genere Lasius. Spesso i formicai limitrofi appartengono alla stessa colonia e formano un'unica grande rete di nidi connessi tra loro. Questo dà loro la possibilità di potersi spostare da un formicaio all'altro se le condizioni ambientali cambiano drasticamente. I voli di accoppiamento si svolgono durante la primavera e sono spesso accompagnati da grandi battaglie tra colonie, anche della stessa specie, che ridefiniscono i confini territoriali. Queste aggressioni sembrano essere legate alla difesa e al mantenimento dei sentieri di foraggiamento, ed osservando le schermaglie e la formazione dei sentieri sul territorio che circonda il formicaio, sembra che questi ultimi varino in base ai cambiamenti stagionali. Le tracce di foraggiamento più appetibili vengono rinforzate e se una formica non appartenente alla colonia attraversa questi sentieri si verifica un'attività ostile. Formica paralugubris è un custode molto aggressivo ed attivo che spesso attacca formicai limitrofi di altre specie fino ad eliminarli completamente. Il foraggiamento di cibo delle colonie cambia a seconda dell'ambiente. Allevano afidi e tendono a predare gli insetti più comuni della zona, sia che si trovino sul terreno o sugli alberi tra cortecce, rami e fogliame. Sono in costante competizione con altri predatori per le risorse alimentari e favoriscono prede vive piuttosto che ricoprire il ruolo di spazzini. Inoltre, dedicano molta energia alla raccolta dei granelli di resina essiccata, che posizionano agli ingressi degli acervi per sfruttarne le proprietà antibatteriche. Passandoci sopra, le formiche si disinfettano prima di entrare all'interno del formicaio, una sorta di zerbino. Le operaie riconoscono le loro compagne attraverso segnali chimici e, come accade anche per le mega colonie di formica argentina, la dieta che assumono influisce su questi segnali di riconoscimento. Generalizzando molto il discorso, le operaie della stessa colonia si riconoscono perché seguono la medesima alimentazione.
L'odore di una colonia equivale alle impronte digitali degli esseri umani. Ogni singola colonia ha un suo odore specifico che la contraddistingue dalle altre, anche se appartengono alla stessa specie. Il livello di crescita delle colonie di formica paralugubris è molto rapido. Il censimento del 1968 stimava la presenza di circa 70 formicai all'interno del parco. Ad oggi se ne confermano oltre 420. Questo può solo confermare che le popolazioni di formica paralugubris si sono perfettamente adattate e sono in crescita. Tuttavia è a tutti gli effetti una specie aliena, ovvero introdotta artificialmente. Sebbene il suo ruolo sia fondamentale per tenere sotto controllo le specie nocive, a pagarne le conseguenze sono anche tutti gli altri artropodi che vivono nella riserva. La mentalità su questo argomento è cambiata parecchio rispetto agli anni passati e al giorno d'oggi è severamente vietato e sconsigliato introdurre specie aliene in qualsiasi territorio. Fortunatamente la situazione del parco è circoscritta e controllata. Non ci sono consigli di allevamento per questa specie, semplicemente perché è fuori dalla portata di qualsiasi allevatore. È una formica che percorre centinaia di metri al giorno ed è estremamente delicata per quanto riguarda le condizioni di cui necessita per vivere. Inoltre, una colonia adulta può consumare qualcosa come 40 kg di insetti e decine di chili di melata ogni anno. La formica dei boschi è nella lista delle specie prossime alla minaccia di estinzione e quindi va protetta e rispettata, come suggeriscono i cartelli all'interno del parco. Vorrei rubarti ancora qualche secondo per farti sapere che il canale ha raggiunto i 1000 iscritti. Personalmente lo trovo un grande traguardo. Non mi sarei mai aspettato che un canale YouTube dedicato alle formiche potesse raggiungere questi risultati. Vorrei ringraziare tutti per aver contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Grazie mille. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like o iscriviti al canale. Se hai qualche domanda o ulteriori informazioni su Formica Rufa, ti invito a farmelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video.